L'agricoltura biologica può avere un ruolo molto importante nelle strategie di lotta ai cambiamenti climatici. È noto a tutti che l'agricoltura è un emettitore netto di gas di serra. L'IPCC nell'ultimo rapporto del 2014 dice che l'agricoltura contribuisce per circa l'11-12% alle emissioni globali di gas di serra. A scala nazionale l'agricoltura italiana produce circa il 7% delle emissioni nazionali, quindi questo dà un'idea anche insomma, del ruolo che l'agricoltura in generale potrebbe avere se adottasse delle pratiche più sostenibili, meno energivore e più rispettose dell'ambiente. L'agricoltura biologica, secondo alcuni studi, riduce di circa il 40% le emissioni di gas di serra rispetto all'agricoltura convenzionale e in più ha un ruolo attivo in quella che viene chiamata carbon sequestration, cioè la capacità di fissare carbonio dall'atmosfera e immagazzinarla prima nella biomassa e poi nel suolo, e quindi in questo modo assorbe circa, secondo gli studi pubblicati, 0,5 tonnellate ettaro l'anno. A scala nazionale, avendo ormai circa 1,3 milioni di suoli agricoli bio, possiamo ritenere con un certo grado di approssimazione che mediamente l'agricoltura bio sequestra circa 0,5 milioni di tonnellate l'anno. Le foreste hanno un ruolo importante nella strategia di mitigazione dei cambiamenti climatici. Le piante, grazie all'attività fotosintetica, assorbono anidride carbonica dall'atmosfera. Una parte minima la restituiscono immediatamente con la respirazione. Una parte invece consistente viene immagazzinata per periodi più o meno lunghi, da qualche anno a diversi decenni fino a secoli, nelle radici, nel tronco, nei rami e nella chioma. Consideriamo una pianta di queste dimensioni, circa 1,20 m di diametro e 10 m di altezza. In circa 100-110 anni di vita è stata in grado di fissare circa 10 tonnellate di carbonio. Un ettaro di foresta può contenere, a seconda delle tipologie, da poche decine fino a diverse centinaia di tonnellate di anidride carbonica. Il protocollo di Kyoto, l'accordo internazionale che impegna i paesi industrializzati a ridurre di una certa quantità le emissioni di gas di serra in atmosfera, ha riconosciuto questa importante funzione delle foreste e degli ecosistemi vegetali in genere e consente agli stessi paesi di compensare parte delle emissioni in atmosfera derivanti da altri settori produttivi, dall'agricoltura all'industria al turismo, attraverso interventi di protezione, conservazione delle foreste già esistenti e di creazione di nuove foreste che vanno ad incrementare il patrimonio forestale nazionale. Comunemente quando si parla di fonti rinnovabili di energia, il pensiero va all'eolico, al fotovoltaico, alla geotermia. Invece fra le fonti rinnovabili rientra anche la bioenergia. Naturalmente la bioenergia da sola non può risolvere la questione energetica e climatica, però può dare un contributo che può essere più o meno considerevole a seconda dei paesi.